Definitiva l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria a carico del direttore dei lavori ANAS Vincenzo Capozza e dei tecnici della società Condotte Claudio Giuffrida, Antonino D'Alessio e Stefano Paneduro. Dopo un percorso giudiziario durato 9 anni e con una custodia cautelare di 9 mesi in regime di alta sicurezza, le motivazioni del Tribunale mettono nero su bianco sulla correttezza del loro operato per i lavori della variante di Palizzi della statale Ionica 106. Le indagini condotte dalla Procura di Reggio Calabria, tese ad accertare le infiltrazioni nell'appalto ANAS delle cosche di 'Ndrangheta di Bova Marina, Palizzi e Africo, avevano ipotizzato la compiacenza, sino alla concorrenza con la 'Ndrangheta, dei tecnici di Condotte e dell'architetto Capozza. Sul crollo della galleria, ritenuto ascrivibile alle omissioni di tutti i tecnici Condotte e soprattutto del direttore dei lavori ANAS, il Tribunale Collegiale ha evidenziato come fosse stato determinato da un imprevedibile e non evitabile evento geologico e non alle modalità esecutive del progetto.